Cari amici di VBTV, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con le riflessioni di calcio, puntata numero 37, dedicata al penultimo turno del campionato di Serie A, che ha visto l'incoronazione per il settimo anno consecutivo della Juventus, che si è aggiudicata lo scudetto, confermando il punto che aveva bisogno per la matematica, grazie allo 0-0 all'Olimpico in casa della Roma. Per i bianconeri così toccata quota 92 punti, è un risultato straordinario, anche perché nei maggiori campionati europei siamo solo il Bayern Monaco con 6 titoli consecutivi, serie aperta come quella della Juve, riesce a tenere testa. Partita fine quasi scontata per i bianconeri che sono riusciti a gestire una partita in cui alla fine pari sembrava l'unico risultato possibile. La Roma, che aveva già raggiunto la qualificazione europea, la qualificazione matematica alla Champions dopo la sconfitta dell'Inter, alla fine è andata bene così. Nonostante l'espulsione di Nainggolan, la situazione alla fine non è cambiata. E così festeggia il ritorno in Champions la Roma, festeggia lo scudetto la Juve. E ora manca solo una giornata per chiudere tutto. Intanto però dopo la penultima giornata restano ancora in ballo i verdetti per la salvezza e per il quarto posto, ultimo decisivo per la Champions, che darà il verdetto nello spareggio finale tra Lazio ed Inter. Anche per l'Europa League i giochi sembrano fatti, con Milan già qualificato, l'Atalanta ormai a un passo, e lì resta solo da evitare il settimo posto, che farebbe un'estate più lunga per quanto riguarda impegni, perché col sesto si va direttamente ai gironi, col settimo posto ci saranno a sostenere addirittura 3 turni estivi, quindi vuol dire partire con la stagione in largo anticipo. Iniziando appunto con i primi verdetti certi, si è partiti innanzitutto sabato 12 maggio. L'anticipo delle 18, vabbè, vedeva due squadre col mano avendo più nulla a chiedere al campionato, quella tra Benevento e Genoa, che ha visto il successo del Benevento per 1-0, con l'ottavo gol in campionato di Diabaté. Benevento che così saluta la Serie A al vigorito, con un successo che lo porta quota 21 in campionato. Genoa, che ormai era già salvo da qualche tempo, anche se comunque ha fatto una buona partita grazie anche a Pepito Rossi, e si è visto negare anche un rigore, ma ormai conta poco in partite di questo genere. La sorpresa però è arrivata in serata a San Siro, dove l'Inter, che alla vigilia sembrava dovesse sotterrare di gol il Sassuolo per migliorare la differenza reti nei confronti della Lazio, è invece stato sconfitto in casa dal Sassuolo, già salvo, per 2-1. Una sconfitta quasi a sorpresa, quindi, decisa dai gol di Politano, decimo centro in campionato, e di Berardi, due grandi gol. L'Inter poi, nonostante abbia provato diverse volte la conclusione, ha riuscito a trovare solo il centro a 10 minuti dalla fine con Rafinha, ma alla fine non, è arrivata l'incredibile sconfitta, alla fine neanche un pareggio avrebbe cambiato più di tanto le cose, e l'Inter così rimane aggrappato poi a una speranza Champions grazie al mancato successo della Lazio a Crotone. Nella partita delle 15, quando non c'è stato il launch man delle 12:30, appunto è finita 2-2 per la Lazio, che era passata in vantaggio prima con un gol di Lulic su rigore. Poi Crotone ha ribaltata con Simi e con Ceccherini prima che Milinkovic-Savic impattasse nuovamente. Ora con 3 punti di vantaggio sull'Inter, la squadra di Spalletti, per qualificarsi dovrà per forza vincere l'ultima giornata in casa dei biancocelesti, altrimenti sarà Europa League. Crotone che invece con questo pari, dopo un'altalena di risultati pomeridiani che ha visto un po' tutte le squadre tranne l'Udinese piombare al terz'ultimo posto, è messa male perché è terz'ultima lei,
dovrà andare a Napoli, che anche se il Napoli comunque non avrà più nulla da chiedere al campionato, sarà comunque una partita impegnativa. Probabilmente dirà addio all'Europa la Fiorentina, sconfitta in casa al Cagliari per 1-0 in una sfida che ha rilanciato quindi prepotentemente i sardi in zona salvezza. Ricordiamo il gol di Pavoletti che ha toccato una punizione alla destra di Lico Giannis, che ha consentito così al Cagliari di fare un grande salto e di abbandonare la terz'ultima posizione. Sembrava quasi retrocessione garantita per i sardi, invece ora chi ci rimette è Fiorentina, che rischia davvero grosso, può soltanto raggiungere il settimo posto, ma è chiaro che l'Europa per la maggior parte sia stata gettata, essendo ora a 4 punti dal Milan, a 3 dall'Atalanta, soprattutto con differenza reti negativa rispetto ai nerazzurri, sembra quasi impossibile strappare ancora una posizione europea per i capelli. Dovrebbero vincere a Milano, magari sperare che l'Atalanta perda a Cagliari, ma con un numero abbondante di reti. Molto, molto, molto difficile quindi. Altre partite poi che ho visto coinvolte le squadre in lotta per la salvezza, hanno vinto praticamente quasi tutte. Ha vinto il Chievo, che in rimonta si è imposto per 2-1 in casa del Bologna, già salvo. Tra l'altro rossoblù passato in vantaggio per prima con Verdi su rigore, decimo centro per lui, dopo che era stato negato un rigore ai rossoblù. E poi il Chievo è rimontato con due grandi gol, uno al volo dell'ex Giaccherini, davvero, e uno con Inglese, gol numero 11, probabilmente potrebbe essere il gol dell'addio prima del suo passaggio al Napoli, anche se vabbè, ci sarà l'ultima gara. E così Chievo, che era stato anche lui terz'ultimo per un breve momento, si porta ora in posizione privilegiata. Così come l'Udinese, che scacciata le paure per il periodo negativo quasi record, ritrova il successo che mancava da gennaio andando a vincere 1-0 a Verona grazie al gol di Barak, partita non certo spettacolare ma comunque concreta, che ha permesso l'Udinese, unica a non essere mai finita al terz'ultimo posto ieri tra le 5 duellanti, di portarsi ora in una zona più tranquilla di classifica. Dopotutto il Verona, già retrocesso e ormai non aveva più nulla da chiedere, ha salutato nel peggiore dei modi i propri tifosi, che già li odiano a morte, quindi una sconfitta era quasi inevitabile anche con l'Udinese. Figuriamoci ora l'ultima giornata, che faranno visita alla Juventus, campione d'Italia. Partita declassata ad una semplice amichevole. Detto appunto dei colpi di Chievo e Udinese a quota 37, ha vinto appunto anche l'Udinese a quota 36, a 35 invece ci sono il Crotone e la Spal, che è stata l'unica appunto a non vincere. Non è bastato il fatto che giocasse contro un avversario che non aveva più nulla da chiedere come il Torino, anche se il vantaggio spallino firmato da Grassi sembrava quasi far predisporre tutto ciò. Invece il Torino, incurante di ciò, ha deciso comunque di salutare alla grande i propri tifosi, ufficializzando anche il decimo posto. In rimonta poi i granati infatti hanno segnato con Belotti, che riesce a toccare la doppia cifra in campionato, e con De Silvestri. La Spalca al momento resterebbe salva per gli scontri diretti col Crotone, essendo a pari punti, entrambe a quota 35, però sicuramente un'occasione sprecata alla grande per il club romagnolo, che si giocherà ora tutto l'ultima giornata contro la Sampdoria, senza più obiettivi da inseguire. Bene, qui per tutto quanto riguarda le partite del pomeriggio. Alle 18 poi c'è stato il posticipo, l'autentico spareggio Europa League tra Atalanta e Milan a Bergamo, che si è concluso con il risultato di 1-1, esattamente come successe l'anno scorso, ancora il 13 maggio.
Milan che è passato in vantaggio per primo con un gol di Kessié, del grande ex Kessié. Poi quando si andava a pregustare la vittoria, in pieno recupero è arrivato il pareggio di Masiello su incertezza di Donnarumma, l'ennesima dopo quelle nella finale di Coppa Italia. E quindi alla fine il verdetto dice che comunque il Milan è qualificato all'Europa League avendo 4 punti di vantaggio sulla Fiorentina. E oltre a quello, l'Atalanta è ormai un passo, gli mancherebbe in verità un punticino, anche se ora resterebbe da evitare il settimo posto, entrambi restano divisi comunque da un punto. E vediamo l'ultima giornata, a questo punto scontro diretto con la Fiorentina. Per il Milan potrebbe essere una formalità, l'Atalanta che dovrà andare a Cagliari, vedremo se cambierà qualcosa o no. Detto appunto in serata dello scudetto della Juve, nello 0-0 a Roma, che lo abbina così la 13ª Coppa Italia, vinta quarta di fila, vinta mercoledì contro il Milan, dopo il 4-0 netto nella finale, resta appunto solo il successo a questo punto platonico del Napoli, che vince 2-0. L'altro posticipo in casa della Sampdoria, le reti nella ripresa segnate da Milik e da Albiol dopo che è stato annullato a Mertens un gol in fuorigioco. Napoli che quindi sale a quota 88, record di punti per la squadra campana, oltre che record di punti per una seconda classificata. Ricordiamo che 88 ci è arrivato anche il Milan nel 2006, ma tale punteggio è stato poi annullato da Calciopoli, col Milan che si era visto togliere 30 punti, e Napoli che avrà anche la possibilità addirittura di diventare la prima seconda ad abbattere il muro dei 90 punti nell'ultima giornata in casa col Crotone. Sampdoria che aveva già flebili speranze di agganciare l'Europa League, che sono state cancellate definitivamente ieri, ed è un peccato perché la Sampdoria è stata lungo sesta e avrebbe sicuramente sperato di fare un'Europa che probabilmente si è accorta dall'inverno in poi di non essere in grado di sostenere. E infine, infine non c'è più niente da aggiungere perché è finita qui. Resta solo ricordare i prossimi appuntamenti. Mercoledì c'è la finale appunto di Europa League tra Atletico Madrid e Marsiglia, si giocherà a Lione, quindi verrà segnata la Coppa, l'ex Coppa UEFA, l'Europa League. E poi ci sarà l'ultimo turno di campionato nel prossimo weekend, dove si aprirà con la festa scudetto della Juve nel pomeriggio col Verona. E poi in serata ci sarà la sfida inutile ormai tra Genoa e Torino, due squadre che ormai non avranno più nulla da chiedere, se non da salutare il loro campionato concluso a metà della graduatoria. E poi domenica resteranno le sfide tra le squadre che ancora dovranno limare i loro obiettivi in classifica, si giocheranno poi quasi tutte le gare alle 18, quindi niente alle 3 di pomeriggio, tra cui appunto Napoli-Crotone, tra cui appunto l'Atalanta-Cagliari, Milan che ospiterà la Fiorentina, sfide salvezza come Chievo e Udinese che potranno certificare la loro salvezza in casa contro Benevento e Bologna, squadre che non hanno più obiettivi. Anche la Spal spera in casa con la Sampdoria, altra squadra senza ormai più obiettivi. Era una situazione complicata, resta per il Crotone. Anche il Napoli non avrebbe più obiettivi, ma pensare che un Crotone possa violare il San Paolo, e magari non basterebbe neanche per la salvezza, perché se comunque vince la Spal, se la Spal batte la Sampdoria, il Crotone dovrebbe sperare in una sconfitta del Cagliari con l'Atalanta per la salvezza.
Questo è tutto intricato, vabbè, poi, poi a chiudere tutto domenica sera ci saranno le due sfide per la Champions, Lazio-Inter e Sassuolo-Roma. La Roma ormai è in Champions, però vuole anche il terzo posto in casa del Sassuolo, che nonostante la salvezza è riuscito comunque a vincere a San Siro, quindi non sarà una partita scontata per i giallorossi. Alla fine cambierà poco o nulla, però conservare il terzo posto vuol dire rimanere davanti ai cugini laziali o magari anche all'Inter, perché ricordiamo che Lazio-Inter è una partita importante, la Lazio ha 2 risultati su 3, l'Inter può solo vincere, ma se avesse vinto la Lazio era finita anche lì, era una semplice amichevole. Vabbè, la storia si chiude qui. A questo punto noi torneremo lunedì per l'ultima puntata delle riflessioni di calcio, poi magari penseremo qualcosa per il mondiale. Nel frattempo, grazie per la visione e alla prossima. Ciao ciao!